Il ritiro della determina sul raddoppio del canone idico e una raccolta firme online è stata promossa sulla pagina Facebook del settimanale I Vespri, Ionico Etneo. Vediamo. Una raccolta firme per chiedere la revoca della determina 75 bis con cui nell'ottobre scorso è stato raddoppiato il canone dell'acqua a Giarre. La petizione online è stata indetta pochi giorni fa dalla pagina Facebook del settimanale I Vespri Ionico Etneo attraverso l'amministratore della pagina Alberto Cardillo. Un anno fa ero allora in rappresentanza del mio movimento politico e chiedevamo le dimissioni della signora Sudano, allora sindaco. Dopo questo balzello della 75 bis del canone dell'acqua, oggi noi proponiamo questa raccolta firme partita online da meno di 24 ore, già ci sono un centinaio di firme. Vedremo se è il caso e le modalità per raccogliere anche materialmente in piazza queste firme. Voglio specificare che è una raccolta firme che non parte da movimenti politici. Io oggi sono corrispondente del settimanale I Vespri, curo la politica per la zona Ionico-Etnea, però se ci sono movimenti politici, se ci sono comitati spontanei, se ci sono associazioni che condividono questa sacrosanta battaglia, che ben venga, siamo aperti anche al loro contributo. La rateizzazione annunciata dal sindaco ieri è una risposta adeguata oppure no? Se lei va da un medico e gli prescrive una cura sbagliata, va da un altro medico, si affida a un altro medico. Quest'altro medico le darà un'altra cura che, per quanto complicata, per quanto difficile, spiega al paziente che comunque gli permetterà di guarire. Ecco, invece dividere in tre una cura sbagliata non farà altro che più lentamente uccidere il proprio paziente. Quindi è una soluzione sbagliata. Servono soluzioni coraggiose in questo momento, sia a livello nazionale che a livello locale. A livello locale la soluzione c'è, è difficile, è coraggiosa. Il sindaco, quando era tecnico, revisore dei conti, l'aveva anche presa in considerazione anni fa, è quella del dissesto. Ora, non si deve pensare al dissesto come ad un tabù, come una cosa intoccabile, indicibile. Il dissesto può essere una soluzione in questo momento per il nostro comune, perché, badiamo bene, noi in questo momento abbiamo tutte le tasse tirate al massimo, era raddoppio il canone idrico, l'IMU seconda casa al massimo, la gente nella disperazione più totale, e non si può trattare d'altro, ritornando sull'IMU, non si può pensare che chi abbia una seconda casa è un babbo, cioè avere una seconda casa così è una punizione divina, per questo bisogna subire l'aliquota al massimo. È una soluzione sbagliata in questo momento. Giarre viveva di commercio, adesso in Corso Italia e in Via Gallipoli si contano di più gli esercizi chiusi che quelli aperti. Quindi, se si vuole rilanciare la città, io credo che i cittadini sono disposti a fare dei sacrifici, ma vedendo all'orizzonte una luce e soprattutto non vedendo quella classe politica che gli chiede sacrifici, che è la stessa che ha provocato questi danni. Cioè, noi abbiamo oggi in consiglio buona parte della maggioranza attuale, qualcuno non c'era, ma sono pochissimi, due, tre forse. Il resto è la stessa maggioranza che l'anno scorso si era rifiutata di votare l'aliquota dell'IMU al massimo perché c'erano le elezioni. E quindi il sindaco ha dovuto fare il colpo di teatro del raddoppio del canone dell'acqua. Oggi dicono di essere responsabili di votare l'aliquota massima dell'IMU, in più c'è anche il raddoppio del canone dell'acqua. Ecco, tutto questo non è credibile. Quindi il dissesto metterebbe da parte una classe politica che già ha fatto i suoi danni e che può benissimo prendere il congedo, e dall'altra parte, con qualche sacrificio che certo ci sarà da parte dei cittadini, darà la possibilità di fare un patto generazionale forte, di fare un patto sociale tra una nuova classe politica e la città, e dire ripartiamo da zero, ma ripartiamo dalle solide basi e ripartiamo con la promessa di non mandare più politici che facciano mala politica e che disamministrino il nostro ente.